può riaprire oggi a Napoli. Napoli in questa stagione non solo è meravigliosa, ma aveva un'invasione di turisti e quindi anche di imprese, di denaro, di movimento. Guardi, per Napoli abbiamo chiuso prima del governo, questo finora ci ha aiutato, nel senso scuole, cantieri, anche iniziato prima la sanificazione. Noi stiamo programmando una riapertura graduale, ovviamente deciderà il governo in base al supporto dei medici per il 4 di maggio, dove secondo me i cantieri, delle attività produttive, ovviamente con la distanza sociale, con le mascherine, con tutte le precauzioni, perché la sicurezza dei lavoratori e delle persone viene al primo posto, perché vede Napoli finora, e ci auguriamo la situazione non peggiori, ha avuto poco più di 800 casi positivi e 49 deceduti. Cioè, ovviamente un bilancio molto grave, ma imparagonabile rispetto a quello che abbiamo visto in alcune regioni del nord. Quindi dobbiamo stare molto attenti. Fino al 3 maggio in casa, questa è la linea che ci siamo dati, e programmare da adesso per essere assai pronti per la ripartenza del 4 maggio. Serracchiani, come ripartiremo, secondo lei? Dobbiamo ripartire in sicurezza, questo mi pare il fatto più importante, lo hanno detto anche il governatore Toti e il sindaco De Magistris. Si riparte, come diceva anche Della Valle, ma assicurando la sicurezza. Sarà necessariamente una ripartenza graduale, dipenderà da alcune filiere, dipenderà da alcune aziende, dipenderà da alcuni territori, dalla possibilità che avranno le aziende di garantire ovviamente la possibilità di lavorare in sicurezza e poi ovviamente dipenderà anche dal fatto che l'emergenza sanitaria sia sotto controllo. Io credo che sia sotto gli occhi di tutti che in assenza di un vaccino l'unica cosa che possiamo fare per combattere il virus è contenerlo e per contenerlo siamo dovuti rimanere a casa. L'abbiamo fatto per un tempo molto lungo, lo faremo per il tempo necessario, indicato anche dagli scienziati. Fermo restando però, e qui entra in gioco la politica, che laddove è possibile, dove ci sono le condizioni, dove la sicurezza è garantita, si può gradualmente tornare, tra virgolette, alla normalità, che sarà però una normalità che richiederà Sarà l'uso dei una dispositivi di normalità, protezione individuale, la certo, sarà distanza una e quant'altro. normalità diversa, ma nella normalità c'era il calcio. Allora voglio andare da Pardo. Secondo te quale ala prevarrà? Si ripartirà il campionato o finirà così? Ma credo che dipenderà ovviamente dalla scienza, che in questo momento è veramente la guida di ogni ragionamento e di ogni pensiero, il ruolo di questi consulenti. Il governo e le regioni in questo momento sono circondate da consulenti e ovviamente i consulenti scientifici hanno un ruolo fondamentale da questo punto di vista. Conterà, credo, anche quello che succederà negli altri paesi, perché delle volte si può pensare al calcio soltanto come allo stipendio di Cristiano Ronaldo, di Ibrahimovic o a un divertimento che contagia in senso positivo milioni di persone, ma il calcio sappiamo che è una straordinaria filiera del paese, il calcio e lo sport in generale. Sappiamo che per il semplice fatto di aver spostato le Olimpiadi di un anno, il Giappone avrà un danno di 5,5 miliardi di euro e sarebbero stati 68 se fossero state completamente cancellate le Olimpiadi. Quindi esiste un tema di competitività di questa filiera che sappiamo che poi a livello di indotto pesa quasi l'1% del PIL nazionale, considerando ovviamente non soltanto il fatturato diretto, ma il fatturato complessivo, i viaggi, le trasferte. È chiaro Però, che un danno ci sarà. scusa se ti Sì. interrompo, però tu sai che Atalanta-Valencia viene indicata, quella partita che fu giocata a Milano, eccetera, è indicata come forse addirittura il vero focolaio, quello che ha portato a questa tragedia. Sì, Atalanta-Valencia in realtà lo sappiamo, è stato considerato un focolaio, è stato considerato un focolaio del basket, la Final Eight di Pesaro di metà febbraio. Non a caso Pesaro è stata una delle prime province molto colpite. C'è anche da dire che non c'era ancora stato il primo caso in Italia. Tutte le attenuanti, secondo me, ci sono, perché questo era un virus nuovo, non sapevamo come comportarci, insomma, tutti i temi sui quali siete sicuramente più bravi di me. Certamente l'idea di rivedere uno stadio aperto, uno stadio pieno, è oggi un sogno. Probabilmente per arrivare a quella cosa lì dovrebbe avere un vaccino, una simpatica pasticchetta in tasca che rappresenta la soluzione, e quindi chiediamo alla scienza, chiediamo ai virologi e chiediamo agli scienziati. Però io credo che in ogni caso ripartire, se ci saranno le condizioni dal punto di vista ovviamente sanitario, ieri l'allenatore della Sampdoria Ranieri ha comunicato che un suo, senza fare il nome, che un giocatore, uno degli 8 positivi della Sampdoria, che era diventato negativo, è nuovamente positivo. Quindi c'è tutta Quindi una serie di bisogna elementi che dovranno essere ripartire tenuti. assolutamente in sicurezza, ma noi torniamo fra poco In e sicurezza bisogna ripartire, però. dopo la presenza del sindaco di Napoli, che succederà di questa stagione balneare? Che succede da voi, De Magistris?
Ma guardi, io credo che sia molto prematuro, perché noi dobbiamo far partire ancora delle attività più realisticamente, i negozi, i cantieri, che c'è il rischio che quando si va a alzare la saracinesca molte rimangono chiuse. Noi stiamo programmando un'estate all'aperto, completamente diversa. Cultura, spazi pubblici organizzati, cultura di prossimità disseminata, perché verosimilmente assembramenti non si potranno fare, quindi più iniziative disseminate sulla città, utilizzare molto gli spazi pubblici, più pedonalizzazioni, più biciclette, più vita all'aperto, più spazio pubblico gratuito per la ristorazione, per i bar, per tutte le attività, portare la gente in strada, assisterle, perché molti non potranno andare in villeggiatura perché non se lo potranno permettere, insomma, più ambiente, più socialità, magari anche con delle precauzioni, però ritrovarsi in strada, ecco, perché io credo che dobbiamo programmare bene. Non mi piace questo fatto che non si parli di cultura, per esempio, perché la cultura sarà fondamentale, a Napoli lo sarà sicuro. E quindi noi stiamo programmando un'estate di questo tipo e credo che ce la possiamo fare. Per adesso, a maggio, però, facciamo in modo che quando si riprende, si va a mettere la chiave nel motore delle attività economiche, si possa almeno ripartire. E su questo devo essere sincero. Mi aspetto più coraggio da parte del governo nazionale e dell'Europa. Economia di guerra significa liquidità, reddito di emergenza, significa meno tasse, più debito pubblico, più denaro che circola, altrimenti l'Italia insieme non riparte. Ci vuole coesione sociale, unità e coraggio. Nel dopoguerra abbiamo avuto però gli aiuti americani. Elena Redaelli, ci sono delle novità perché la regione darebbe degli aiuti, in Campania? Sì, Barbara, il governatore della Campania De Luca fa sapere, che la regione ha il lavoro per portare le pensioni minime a 1.000 euro per 2 mesi entro giugno e lo stesso avverrà per le pensioni ordinarie. Fa inoltre sapere che si tratterà di circa 250.000 persone e prevede un bonus di 2.000 euro una tantum per piccoli imprenditori, commercianti e liberi professionisti disoccupati. Serracchiani, come mai c'è scontro, tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle? Su questi fondi europei c'è scontro un po' anche sul ruolo che dovrebbe avere il comitato guidato da Colao. Insomma, c'è stato un momento oggi che il governo sembrava un po' scricchiolare. Che sta succedendo? Ma scricchiolare direi di no, non se lo può permettere nessuno, non è un problema soltanto del governo. Stiamo affrontando appunto un momento enorme nella sua complessità, lo diceva prima il sindaco De Magistris, siamo in piena economia di guerra in qualche modo e quindi dobbiamo assolutamente garantire un governo forte che può discutere, deve discutere anche su temi rilevanti. Lei faceva riferimento al MES, quindi alla discussione che si è aperta in Europa. Noi riteniamo che i fondi europei saranno fondamentali, servirà un'enorme iniezione di denaro pubblico e una parte di questo denaro, una parte importante, deve venire assolutamente dall'Europa. Se ci saranno le condizioni di non avere condizioni, come sembra essere un primo Ecco, ma risultato si ottenuto passerà l'anno dal scorso. Parlamento o no? Mi scusi, perché questo è un punto importante. Cioè, il presidente Conte verrà in Parlamento a discutere questo o no? Beh, il Presidente Conte viene sempre in Parlamento prima del Consiglio europeo per discuterne con i parlamentari, lo ha fatto la scorsa volta, lo farà anche questa volta. Tra l'altro iniziamo a dire anche le cose come stanno. Il Consiglio europeo dovrà decidere sul pacchetto di strumenti, non soltanto sul cosiddetto MES che magari cambierà nome o che magari sarà qualcos'altro. A me interessa ad esempio che ci sia un'iniezione importante di miliardi di euro da parte della BEI, e già 200 sono sul piatto. Mi interessa che ci sia in qualche modo la possibilità di ragionare sugli Eurobond o su uno strumento simile agli Eurobond che permetta a tutti gli Stati europei di farsi carico in piena solidarietà di quelle che sono condizioni difficili per tutti e non soltanto per l'Italia. Mi interessa che ci sia la possibilità, ad esempio, di avere fondi europei da impiegare nella sanità. Tutti i presidenti di regione, vedo il governatore Toti, sanno quanto sia importante per le regioni avere una sanità all'altezza di sfide come quelle che sta affrontando oggi ogni regione italiana sul coronavirus. Per avere una sanità all'altezza della situazione abbiamo bisogno di tante risorse. Se queste risorse arrivano dall'Europa senza condizioni, io sono per prenderle perché francamente avere 35-40 miliardi da spendere sulla sanità non mi sembra una cosa da buttare via. Toti, bisogna prendere il MES, prendere questi fondi senza condizioni, naturalmente.
Guardi Palombelli, io a forza di sentire di centinaia di miliardi mi giro la testa, sono anche un po' ubriaco, però poi in giro ne ho visti pochissimi di questi soldi. Vedo un paese che litiga, lo dico senza nessuno spirito polemico perché la difficoltà è di tutti, litiga di come indebitarsi, se conviene prendere i soldi BEI, se conviene fare i buoni del tesoro, se conviene fare gli eurobond, se conviene il MES con o senza condizioni. E poi il vero problema è che tutti questi soldi molto spesso marciscono nei bilanci degli enti pubblici e vengono spesi 3, 4, 5, 6 anni dopo. Tant'è vero che dell'insieme delle misure messe in campo dal governo, molti miliardi di euro, dall'inizio della crisi, dal febbraio scorso, gli italiani hanno per ora preso pochi spiccioli, ma non voglio farne una colpa neanche al governo, la difficoltà di spesa è di tutti gli enti locali, compresi ovviamente prima tra tutti il governo, che però ha una responsabilità in più, quelli di cambiare le regole. Allora, in Liguria i cantieri non si sono mai chiusi, Ponte Morandi è andato avanti, il cantiere del Bisagno è andato avanti, i porti li stiamo rifacendo, abbiamo chiesto alle concessionarie di aumentare i cantieri nelle strade e autostrade perché sono vuote e quindi ora è il momento di farlo, ho chiesto di accelerare la fibra ottica, vogliamo decidere e discutere di come li spendiamo questi soldi che prendiamo dall'Europa, dalla BEI, da noi stessi, dalla capacità di indebitamento e di sforamento del deficit, perché altrimenti rischiamo di fare debito che resta nelle casse dello Stato o delle regioni o dei comuni per i prossimi 4-5 anni, gli italiani invece ne hanno bisogno domani. Io vorrei capire quale norma è stata scritta da questo Parlamento e da questo governo da febbraio scorso che consente di aprire i cantieri in 3 mesi, di accelerare i progetti, di tornare al progetto integrato, di affidare gare d'appalto con la priorità assoluta della velocità di apertura. Molti evocano proprio il modello Ponte di Genova, dove si sono saltate evidentemente molte trafile perché c'è una finalità. Parlavo con il fratello di una mia collaboratrice che lavora in Olanda e mi ha spiegato che alle partite IVA in Olanda i soldi, 1500 euro, sono stati accreditati il giorno successivo a cui infilavi dentro Google Form, senza neanche avere un portale dello Stato, cioè utilizzando un motore di ricerca americano, il tuo solo numero di partita IVA. Giorno 24 ore spese dello Stato l'abbonamento con Google. In Italia per avere un prestito di 25.000 euro ci sono 9 fogli da fare, poi la verità sul fatto che non ci sarà la verifica andamentale, potrei raccontare un'enormità di casi avendo a che fare tutti i giorni. Allora, prima di discutere di MES, poi lo prendiamo con o senza condizioni, io trovo francamente un dibattito un po' surreale, un po' anche povero per la grande Europa, l'idea di utilizzare l'unico strumento che abbiamo per ripartire, per cercare di fare qualche cosa, uno strumento inventato ormai più circa 10 anni fa per una situazione totalmente diversa, ma poi ne parleremo. Io voglio sapere tutti questi miliardi come li spendiamo. Quando vedo una legge dello Stato che mi consente di spendere i soldi in 20 giorni, un mese, io poi partecipo al dibattito su dove andarli a prendere. Prima allo stadio, questa volta facciamo il contrario. Diventa tu un politico, un presidente del Consiglio. No. Cosa faresti? No, qual è la... Non ci per... Beh, io credo che la semplificazione sia fondamentale. A proposito di quello che diceva Toti adesso, io posso dirvi che ho fatto l'Erasmus nel 96 in Inghilterra e il giovedì successivo al giorno della laurea gli studenti inglesi col welfare inglese di quegli anni, nonostante la Thatcher che aveva tagliato qualcosa, ma insomma ricevevano il primo assegno di disoccupazione per il fatto che tecnicamente erano laureati e 4 giorni dopo ricevevano già il primo assegno di disoccupazione. Io credo che sia nella tragedia di questa vicenda una grande opportunità e credo che la semplificazione sia l'aspetto fondamentale. Credo anche, vedevo ieri sera alcuni dati sul tracciamento delle persone che le aziende di telefonia hanno diramato, che sia stata una straordinaria dimostrazione di lucidità da parte degli italiani. È molto più facile combattere il coronavirus in una dittatura, in un regime oligarchico, che non in una democrazia. In Italia lo stiamo facendo attraverso la persuasione. C'è stata dopo l'8 marzo una riduzione dell'80-90% del traffico delle persone. Le persone hanno capito, sono state a casa, hanno guardato le trasmissioni, sì, ci sarà stato uno che è andato in spiaggia col drone, l'avranno inseguito, ma insomma il senso complessivo è che la gente sta a casa perché vuole star bene.
E adesso a questa gente credo che la politica debba dare delle risposte, e che è una cosa molto banale da dire, ma sento anche degli strumenti straordinari, perché si riparla di Keynes, si riparla di investimenti, si riparla di intervento pubblico, si riparla della sanità, della cultura e dell'istruzione come gli elementi fondamentali della vita. Abbiamo capito che se non abbiamo le terapie intensive, se ci ricapita una botta come questa, soffriamo. Anche se abbiamo magari investito le nostre risorse in altre cose. Quindi io credo che sia l'occasione per ripensare tutto, però il tema della semplificazione declinato in un modo o nell'altro è fondamentale. Dobbiamo semplificare la macchina dello Stato, perché sennò non funziona niente. Il tempo è fondamentale in qualsiasi cosa della vita. Sì, Della Valle diceva fare presto, ma io voglio far vedere a De Magistris una clip, perché abbiamo da pochissimo passato la Pasqua e allora il presidente della regione Campania ha invocato le pastiere fatte in casa. Vediamo. Impariamo anche a fare i dolci a casa, ma impariamo a fare le pastiere, ecco. Impegnatevi. Non ho l'audacia di dirvi mangiatele pure dopo, almeno le prime saranno una sosteria, ma vedrete che dopo i primi esperimenti impareremo di nuovo a fare pure i dolci in casa, ma rimaniamo chiusi in casa. De Magistris, è eccessivo vietare anche il cibo da sporto, come ha deciso la Campania? Ma lo trovo assolutamente illogico e insensato. Innanzitutto per un fatto sanitario, perché se l'obiettivo è stare a casa, se consenti di portare il cibo a casa di qualsiasi tipo, un po' meno gente sicuramente andrà prestata. E poi l'hanno detto anche i medici che sono stati consultati a livello nazionale, che con le cautele necessarie non c'è alcun rischio, poi si dà un po' di fiato a un settore che sta morendo, si fa anche lavorare qualche giovane di rimasto disoccupato a portare il cibo a casa, e poi con la solidarietà napoletana si potrebbe anche fare un pranzo sospeso e una cena sospesa, non so, ogni 5 pasti portati uno lo dà alle famiglie più bisognose. Sa, qua c'è un altro tema, si fa un po' la corsa tra Conte e De Luca, chi fa l'ordinanza, insomma, un po' più originale. Io mi allineerei da questo punto di vista più a una linea uniforme che è stata adottata dal governo, che mi sembra sensata. Insomma, ci sono delle cose un po' particolari, poi la pastiera, insomma, si può anche rinunciare, ma non è un tema di pastiera, è un tema più No, generale. ma c'è anche la pizza. Io ho letto Sorvillo deve chiudere, cioè sono attività che sono fondamentali, perché poi la pizza al taglio si prende magari con la mascherina, poi uno se la mangia a casa. È impossibile chiudere questo tipo di attività, però Guardi, c'è un ma po'. è una cosa di buon senso, anche per esempio sui negozi dei bambini, no? Che adesso hanno aperto perché i neonati crescono anche in tempi di quarantena, per fortuna. Da noi il Presidente della Regione si è inventata che si può aprire solo 4-5 ore alla settimana. Ovviamente tutta la gente andrà esattamente in quegli orari, quindi sono cose che veramente si fa fatica a comprendere. Sì, poi non solo nascono, ma anche i bambini devono cambiare scarpe, devono cambiare misura, i bambini crescono in fretta. Pardo, in questo panorama di poteri, secondo te, serviva invece una voce sola? Perché tanti la stanno chiedendo. Non lo so, io vedo, senza entrare nel merito nelle polemiche, delle gestioni completamente diverse tra una regione e l'altra, penso che ne parlerete dopo. Sì, questo è un tema molto forte, perché la sanità dovrebbe essere unica, le strategie dovrebbero essere uniche, semmai dovrebbero essere declinate a seconda di alcune zone. Il centro-sud ha avuto il piccolo grande vantaggio di essere toccato meno dal virus, di poter prendersi qualche giorno di tempo in più, e complessivamente mi pare se la sia giocata molto bene. Il nord è stato investito in alcune regioni veramente da una tragedia immane, però anche all'interno delle regioni del nord abbiamo visto atteggiamenti e strategie molto diverse sul numero di tamponi, e questo è francamente difficile da capire, così come è difficile da capire il fatto che non ci siano ancora i test sierologici. Sentivo Sala ieri che chiedeva i test sierologici per Milano. Insomma, ogni sera sentiamo Borrelli che giustamente sottolinea quanta generosità ci sia stata da parte degli italiani nel dare ulteriori risorse oltre a quelle dello Stato, con i contributi volontari che tanti cittadini hanno dato in questi giorni. Insomma, l'idea che non ci siano i dispositivi protettivi Serracchiani, è veramente, che insomma, succede? Come mai a un'imprevista. 2 mesi, quasi, insomma, praticamente quasi 2 mesi dall'inizio del virus, non abbiamo ancora la possibilità di entrare in una farmacia e di trovare le mascherine? È possibile?
questo perché purtroppo abbiamo scoperto che c'è voluta un'epidemia di questa portata che su una filiera essenziale come quella di questi presidi medici noi non l'avevamo più, l'avevamo persa negli anni, era una produzione che non si faceva più in Italia, anzi mi verrebbe da dire non si faceva di più in gran parte d'Europa perché alla fine era una produzione che si era trasferita da tempo in Asia e in particolare in Cina e quindi è stato complicato sicuramente ottenere gli approvvigionamenti. Devo dire però che gli italiani ancora una volta, i nostri imprenditori, tanti volontari hanno dimostrato di essere all'altezza di una situazione come questa, insomma in poco tempo sono molte le aziende che si sono riconvertite. Gli italiani sono stati eccezionali, però adesso credo che aspettino altrettanta eccezionalità proprio da chi deve prendere delle decisioni e anche chiarezza, perché per riaprire ci dobbiamo preparare. E allora ci salutiamo per la pubblicità, ma torniamo fra pochissimo con